Buonasera, buonasera a Paola Zaretti. Paola è psicanalista e filosofa e abbiamo già avuto l'occasione di porre alcune questioni, in particolare intorno al suo libro Nel nome della madre, della figlia e della Spirita Santa, Femminismo e Psicanalisi. E proprio a partire da questo libro, dall'accoglienza del pubblico, chiediamo a Paola Zaretti se è il libro, diciamo, che ha portato all'apertura del blog femminismoinstrada.altervista.org e anche alla pagina Facebook Tabula Rasa, il femminismo ritrova la sua strada. Oppure se questi due progetti in realtà erano due soli, insomma, e si sono sviluppati assieme. Prego, Paola. Grazie, buonasera. L'idea del blog e della pagina, ad esso correlata, è nata ad opera delle sue fondatrici dopo un certo lasso di tempo dalla pubblicazione del libro, ma credo che esista comunque tra questi due momenti una qualche connessione, nel senso che un blog, analogamente a un libro e al libro, è un luogo di raccolta di qualcosa, almeno per me, pensieri, scritti, desideri, aspettative, che una volta giunti a giusta maturazione precipitano. Ciò che è chimicamente precipitato sono dunque pensieri e parole che da almeno un paio d'anni circolavano ad opera di alcune di noi, sparsi in modo frammentario in Facebook e che esigevano finalmente un luogo, una cornice simbolica allora adeguata per comporle. C'era bisogno, insomma, di un luogo che raccogliesse i nostri pensieri, le nostre esperienze, la nostra visione del femminismo, condivisa da altre donne che interloquivano con noi e che partecipavano attivamente alle nostre riflessioni. I dettagli sulla nascita poi del blog di cui mi chiedevi, il blog è uno strumento di lavoro individuale e collettivo, così come l'abbiamo pensato, sono espressi con chiarezza in genealogia di un blog in cui vengono precisati gli antecedenti di questa nascita, iniziata nel momento in cui, dopo la pubblicazione del libro, alcune donne che facevano parte di un gruppo di autocoscienza online decidono di proporre all'incontro di testo nel 2013 un laboratorio sul tema dell'autocoscienza, al centro del quale veniva posta l'urgenza di una riflessione aggiornata sulla pratica autocoscienziale del partire da sé, introdotta in Italia, come si sa, da Longhi nel 70. L'intento era, allora come ora d'altronde, il seguente. Era il desiderio di andare dentro le cose, al cuore quindi, della storia di una pratica considerata finita da tanta parte del femminismo storico e da tempo ridotta, come mi pare sia ora, a vuota nominazione. Il nome del blog, su cui vorrei dire qualcosa, Tabula Rasa Femminismo Ritrova la Strada, da me proposto, vuole essere, per chi ci legge, un indicatore di percorso e di progetto personale e politico di alcune donne decise ad attuare nei riguardi di un femminismo che ha perso la sua strada e che ha ridotto la differenza sessuale all'opposizione duale rede dell'uno patriarcale e della violenza ad esso connessa, la stessa opera di decostruzione messa in atto a suo tempo proprio da quel femminismo nei riguardi del patriarcato. Partecipano a questa impresa, perché di un'impresa si tratta, il gruppo di donne che fanno parte di Autocoscienza Online, alcune donne di Oikos Bios, il nostro centro filosofico di psicanalisi di genere, antiviolenza, e il gruppo di donne di Tavole Scritte, un luogo virtuale di scrittura collettiva sorto da pochissimo, con altre donne interessate al nostro lavoro sul potere e su altri temi, per esempio il materno, su cui proprio ieri abbiamo ultimato un lavoro di riflessione e di testimonianza sia di donne madri che di donne non madri, intitolato per l'appunto Madri non madri a partire da altre, a partire da noi, attualmente visibile nel blog e anche nella pagina. Sì, proprio riprendendo il titolo, no? La seconda parte del titolo della pagina Facebook, ovvero Il femminismo ritrova la sua strada, e,
puoi dirci appunto qual è questa strada che oggi ritrova il femminismo con questa attività? E sì. C'è uno scambio con le altre strade del femminismo? Come... Domanda un po' complicata, cercherò di rispondere sinteticamente. È la strada appunto di fare tabula rasa degli strumenti culturali, nel preciso senso dato da Longhi a questa formula, e che alcune femministe, con nostro dispiacere devo dire, hanno voluto travisare come se ciò significasse fare tabula rasa di loro e dei contributi da loro dati al femminismo, mentre a smentire quest'idea basterebbe una qualsiasi pagina del mio libro, aperta a caso, per riconoscere l'attenzione, sia pure critica, riservata a queste donne importanti. Fare tabula rasa significava per Longhi fare tabula rasa non solo degli strumenti offerti dalla cultura patriarcale, ma anche del mito dell'uomo, un mito duro a morire che tuttora, a mio avviso, inconsapevolmente vivo e ingombrante all'interno del femminismo. C'è un passaggio di Longhi in cui spiega, come meglio non si potrebbe, ciò di cui in questo mito si tratta e che mi pare importante riprendere. Scrive Longhi: il mito dell'uomo è di tutte, sia come partner che come cultura, e non c'è proposizione rivoluzionaria o atteggiamento di riservo che tenga. Il mito è lì, camuffato, nascosto, ibernato, ma pronto a uscire fuori la prima occasione. Il femminismo non è altro che desiderio di un processo di liberazione attraverso il quale smaltire questo mito. Non ne è la risoluzione. Quella rappresenterebbe la fine del problema, quindi la fine del femminismo. La femminista è una figura drammatica che nega l'evidenza con l'avallo di un'altra femminista che a sua volta la nega, finché l'omertà in un punto della catena si rompe e nessuna capisce più da dove ha tratto la certezza con cui negare l'evidenza. Insomma, c'era per Longhi, come si vede già allora, un nuovo e diverso cammino da fare, un cammino a lei stesso ignoto, peraltro, di cui scriveva: non sappiamo quasi niente se è una nuova illusione, se è percepibile. E mi chiedo, e noi oggi che cosa sappiamo di quel nuovo diverso cammino da lei intravisto e sperato? Siamo in grado noi di dire se davvero è, se esiste, se davvero lo abbiamo percorso o se resta ancora un'illusione? Qual è, insomma, oggi la constatazione cui siamo giunti dopo aver scartato, come lei e dopo di lei, quel pacco con tanti fogli di imballaggio di cui ci parla? Scrive, infatti: ho scartato un pacco con tanti fogli di imballaggio per arrivare poi alla constatazione di niente, di una molla interna che funziona così e non c'è da sganciarla, perché allora finisce tutto. La liberazione non apre su un Eden, su un'armonia, su una soluzione dei rapporti umani, ma sulla rinuncia e l'abbandono della speranza. È stato possibile, mi chiedo, a noi sganciare quella molla, e quella molla è il mito dell'uomo, senza che tutto finisca? A me pare di no, ed è per questo che oggi mi chiedo con lei: ma allora questo femminismo cos'è? Ricerca dell'uomo, del rapporto con l'uomo dopo aver trovato se stesse. La mica, scrive Longhi, serve a trovare se stesse, ma l'obiettivo è l'uomo. Non si scappa di lì. Insomma, Longhi, con la cupezza che la contraddistingue, enuncia temi profondissimi con l'aria di dirci le cose più ovvie di questo mondo, e quel che ci dice è che la solidarietà tra donne, istituzionalizzandosi, rischia di occultare pericolosamente ai loro stessi occhi il mito che ciascuna inconsciamente conserva dell'uomo. Ed è così che tra il desiderio del femminismo di smaltire questo mito di culto e la reale capacità di farlo, ce ne corre, e per una buona ragione. Lo smaltimento del mito dell'uomo segnerebbe la propria fine. Insomma, il femminismo può vivere solo a condizione di mantenere in vita irrisolto il mito dell'uomo. D'altronde l'esperienza e la storia del femminismo, per come personalmente l'ho vissuta e la sto vivendo, sembra confermare in pieno il destino che la lungimiranza di Longhi aveva previsto e diagnosticato come fatale. In merito poi alla seconda parte, mi pare, della tua domanda, cioè il nostro scambio con altre strade del femminismo, direi che il confronto risulta piuttosto difficile, in molti casi
devo dire in tutta sincerità, del tutto inesistente. Lo scambio, quello necessario, quello che incentiva la crescita, quello che funziona come potentissimo antidoto contro la stasi mortifera, presuppone la grande capacità di stabilire relazioni, soprattutto fra coloro che la pensano in modo diverso. Che cosa ne potrei ricavare io, al di là del fugace piacere della condivisione da una che la pensa come me? Insomma, in che cosa ciò mi permetterebbe di avanzare? Assolutamente nulla. Eppure questo scambio non c'è. In Italia ci sono tante isole separate, frammentate, ci sono le amiche e le amiche delle amiche, le nemiche, amiche delle nemiche, gli appartenenti e le non appartenenti. Dove si possa andare sinceramente in queste condizioni non si sa. Sì, possiamo dire che lo specifico del tuo approccio è proprio quello di far interagire femminismo e psicanalisi? Beh, direi proprio di sì. Il rapporto tra femminismo e psicanalisi è per me fondante, non solo per le ragioni che ho cercato di esprimere nel mio libro, per via quindi della mia duplice formazione che mi porta inevitabilmente a guardare, per averla vissuta sulla mia pelle, all'intima connessione tra due diverse discipline. Ma voglio precisare con forza che nell'interazione tra queste due pratiche non si tratta semplicemente di un mio approccio personale, ma questo è l'approccio e il rapporto privilegiato che il femminismo delle origini ha stabilito con la dimensione dell'inconscio attivata dalla pratica analitica. Per rendersene conto basta leggere questo passo di Longhi. La psicanalisi serve un certo stadio, posteriore all'autocoscienza. L'autocoscienza porta alla scoperta dell'inconscio e quindi provoca l'interesse spontaneo per la psicanalisi. Non solo, ma c'è di più. Per capire l'importanza assegnata dal femminismo, soprattutto dal femminismo milanese, alla psicanalisi negli anni 70, bisogna ricordare le parole che Antoinette Pop, psicanalista femminista francese conosciutissima e molto seguita in Italia, almeno nella prima fase, pronunciò durante un incontro. Sono parole importantissime. Mi sembrava, dice, che se non avessimo tenuto conto dell'inconscio, presto avremmo navigato in pieno delirio. Ecco, io credo che le parole di Antoinette dovrebbero farci riflettere, credo che siano per il femminismo essenziali. Credo, da quel che vedo, da quel che sento e leggo, che la previsione di Antoinette si sia avverata e che in questo delirio ci siamo dentro fino al collo per aver ingenuamente pensato di poter liquidare, archiviare l'inconscio. Probabilmente è per via di questa acquisita consapevolezza che il pensiero di Antoinette, morta di recente, è provvidenzialmente risorto, direi, ed è stato definito da alcune femministe interessante e sollecitante al presente. Ora mi sono chiesta di che genere di sollecitazione si tratterebbe in questo nostro presente. Di una sollecitazione, credo, o meglio, della necessità di far uscire il femminismo da una situazione di stallo e di languore in cui versa da tempo. Le tesi di Fock, peraltro, sull'importanza della psicanalisi come arma rivoluzionaria, da cui nascerà in Italia la pratica dell'inconscio, erano ben note già nei primi anni 70 alle femministe italiane, così come era nota d'altronde la sua tesi sulla gestazione come concepimento, e qui cito, spirituale e carnale dell'altro, rifiutata da molte femministe disinteressate all'esperienza di diventare madri e interessate alla dimensione esistenziale e relazionale, come scrivono, di venire al mondo da una donna. E infatti fu su questo che poi, la cosa molto interessante, si andò consumando nei primi anni 70 la fine di ogni scambio politico del femminismo milanese con Pop e anche con psicanalisi e politica, così come si consumerà il rapporto con Longhi e con la sua pratica autocoscienziale e infine con i Rigarai, per stringersi alla fine in un abbraccio mortale attorno a qualche padruncolo della psicanalisi lacaniana che oggi si serve di alcune femministe accademiche per continuare in Italia a curare le donne. E allora mi viene in mente qui sub venia verbis quel mito dell'uomo di cui parla Longhi, che destina le donne
a utilizzare spesso nei riguardi delle loro simili la stessa categoria dell'usa e getta riservata loro dagli uomini, per rivolgersi infine sempre ancora verso l'uomo. E allora non possiamo non chiederci, e ad autorizzarci a farlo, la constatazione che la discussione all'interno del femminismo segna oggi decisamente il passo, ci chiediamo se l'interesse per il pensiero di Pop, da immemorabile tempo abbandonato, e divenuto in questo momento attuale, non derivi dalla propria o dalla tua percezione e dalla consapevolezza di un percorso che, iniziato sull'onda della differenza, si ritrova oggi, dopo tante peripezie, a capolinea della tanto disprezzata, agognata emancipazione e identificazione con l'uomo. Sì, per venire all'esperienza del blog e della pagina Facebook, e quindi ridico appunto il titolo, il blog è femminismoinstrada.altervista.org e il titolo della pagina Facebook è Tabula Rasa, il femminismo ritrova la sua strada. Sì, ti chiedo se hanno riservato delle sorprese, insomma, se l'attività di questi due dispositivi ha delle novità per il procedimento stesso. No, guarda, le sorprese sono state davvero molto, moltissime, e peraltro del tutto inaspettate e imprevedibili. È vero che noi siamo presenti da tempo in modo assiduo, consistente, in Facebook, con i nostri post, con gli iscritti, e con lo spirito critico che ci contraddistingue e che spesso disturba. E tant'è che qualcuno ha preferito liquidare oggi un mondo di moda e risparmia soprattutto la fatica dell'argomentazione, questa nostra caratteristica come distruttività. Posso dire, per inciso, a titolo personale, che sono molto d'accordo con Longhi quando rivendica il diritto di essere al tempo stesso costruttiva e distruttiva, e a tutte quelle anime belle che tremano alla sola parola distruttività e che hanno di certo per tremare le loro buone ragioni, consiglierei decisamente un'analisi che si guardano bene dal fare per paura di ciò che sulla loro distruttività potrebbero scoprire. Ma parliamo delle sorprese, brevissimamente. Non sono un amante dei numeri e neppure una che misura il valore delle cose a partire dai numeri, tutt'altro. Ma devo dire che abbiamo avuto in pagina delle visualizzazioni che hanno raggiunto tutti di oltre 1500, e diciamo che se questo non basta, sicuramente non basta. Ma numeri a parte, c'è poi senz'altro una grande attenzione al blog e a ciò che scriviamo e che possiamo verificare dal numero dei gradimenti. Sì, quindi il blog e la pagina Facebook, oltre a essere un modo di diffusione del dibattito sulla questione donna e sui suoi diritti, offre anche qualche spunto ulteriore per l'elaborazione, per l'analisi. Io mi auguro proprio di sì, perché se il blog e la pagina FB si occupassero prevalentemente o anche esclusivamente di una questione di diritti, saremmo su una china piuttosto scivolosa. La parità rischia di essere per le donne una trappola, e Longhi lo sapeva così bene da scrivere: la parità di retribuzione è un nostro diritto, ma la nostra oppressione è un'altra cosa. Quindi è un discorso un po' pericoloso, su cui tra l'altro c'è stato sempre dibattito all'interno del femminismo. Questo detto in estrema sintesi, sulla prima parte della tua domanda. Per quanto invece riguarda gli spunti ulteriori per l'analisi offerti dal blog e dalla pagina, mi rifarei ad alcuni passaggi contenuti nel blog in cui c'è una sintesi, e la sintesi è quella che è la nostra scommessa teorica e politica più importante, sia del blog che della pagina. E la scommessa è fare tabula rasa del primato del padre. Mi sono chiesto infatti come sia davvero possibile e credibile parlare, come fanno molte femministe, di rivoluzione simbolica di contrasto al primato fallocentrico, sostenendo al tempo stesso, come qualcuno ha scritto, che il fallo è un significante che rappresenta anche la donna, senza
avere neppure l'accortezza di precisare che la rappresenta sì, ma la rappresenta in quanto soggetto neutro maschile e senza trarne soprattutto le dovute conseguenze sul piano dell'analisi personale e politica. Ebbene, sì, è possibile, il che equivale a dire che però senza un serio lavoro di liberazione dal fantasma fallico, da cui le donne non sono più immuni degli uomini e i cui risvolti violenti appaiono evidenti, e senza fare tabula rasa di questo fantasma, parlare di un pensiero della differenza è mistificante. Ad averlo capito fino in fondo, e aver capito quindi la portata della questione, sono tra i doti che ti dirai. Scrive la prima. A meno che entrambi i sessi non si uniscano nel tentativo di realizzare una sessualità non fallica, di descrivere il copione della sessualità prendendo le distanze dalla violenza del fallo, nulla cambierà. E di Gai. La donna deve percorrere un itinerario doloroso e complesso, una vera e propria conversione al femminile. Le difficoltà che le donne incontrano per entrare nel mondo culturale maschile hanno come conseguenza che quasi tutte, comprese quelle che si dicono femministe, rinunciano alla loro soggettività femminile, ai rapporti con altre donne, e ciò le conduce verso un vicolo cieco, individuale e collettivo dal punto di vista della comunicazione. Dunque, all'origine della violenza, come abbiamo scritto molte volte nel blog, è il fallo, e il femminismo si trova da tempo, suo malgrado, in un vicolo cieco, in quella stretta descritta dalle nostre due autrici. Di qui io mi pongo e pongo due interrogativi. La critica femminista all'impianto fallico e il suo tentativo di decostruzione di un ordine simbolico che prevede appunto il primato di un solo simbolo per due sessi ha davvero portato questa loro critica nella infaticabile ricerca di una nuova teoria e di una nuova pratica di relazione tra donne al suo ultimato e all'uscita dalla violenza che ne deriva? Si è liberato davvero, mi domando, il femminismo da quella condanna inflitta a uomini e donne che, come scrivi Giancarlo, non hanno ancora capito i contrappassi, i contrapposti dell'impianto teocratico riscontrabile anche nella matematica, nel diritto, nella filosofia, nelle scienze umane e persino nella ragioneria. Se è vero, insomma, come è vero e come sostieni, che l'impianto fallico è sostenuto da una fantasmatica come tentativo di erigere l'impalcatura della vita, io concordo con questa affermazione. Esso, come ogni fantasmatica, può articolarsi e dissolversi, perché la disfatta sta già nella premessa logica del trionfo, perché l'ultimato è la bomba scoppia ritardato del primato. Ebbene, questo primato, bisogna dirlo, si è scoppiato ormai da tempo tra le mani, e tabula rasa è l'esito di un ultimato a scoppio ritardato. Insomma, c'è un femminismo che parte da qui, perché da qui e la dissoluzione fantasmatica del fallo e la liberazione che ogni donna ne deriva per sé nella relazione con uomini e donne, lungi dal poter essere solo enunciata e teorizzata e propagandata, deve essere innanzitutto praticata. Sì, ci sarebbero, diciamo, ci diamo appuntamento per qualche altra questione, ci sarà l'occasione. Pensavo appunto a come, per esempio, tuttora negli ultimi libri intorno alla questione della sessualità, dell'omosessualità, dell'eterosessualità, vari autori e per lo più psicanalisti facciano riferimento a una pretesa diffusione del codice materno in un modo tale che sembrerebbe che il primato del fallo sia addirittura rovesciato, e quindi meriterebbero appunto un'attenzione, no, a smontare queste presunzioni che insomma che fanno ancora parte del pane quotidiano della psicanalisi oggi, in particolare di quella di Lacan, insomma, la psicanalisi lacaniana. E quindi non mi resta, il tempo è giunto a conclusione, non mi resta che darti appuntamento a qualche altra intervista, a qualche altro dibattito, e quindi ti ringraziamo, e Liberi TV ti ringrazia,
e ringrazio gli ascoltatori. Buona serata. Grazie a voi, Giancarlo. A tutti, buonasera. Grazie Paola.